La parte in alto riporta praticamente i filtri, filtro in base all'anno, in base all'oggetto, in base alla data d'inizio, data di fine, pubblicazione. Ora logicamente ne abbiamo uno solo, per cui mi sembra anche stupido andare a fare dei filtri, però funzionano, testate. Categorie praticamente viene visualizzato come succedeva per la nuvola dei tag di WordPress, i testi delle categorie con i link per selezionare gli atti pubblicati in questa tabella per categoria, la dimensione del testo varia in base al numero di atti che sono categorizzati con la singola categoria, per cui dal più grande al più piccolo. Considerate che potete per page potete mettere anche dei valori molto alti, perché il sistema gestisce la paginazione. Per page, se lasciamo 5, ogni 5 atti viene creata una nuova pagina, per cui se praticamente ci sono 6 atti verranno gestite le paginazioni della tabella, per cui sopra la tabella verrà visualizzato pagina 1, pagina 2, 3, n, cliccando sulla singola pagina verrà spostata la visualizzazione dell'elenco degli atti. Per cui se avete tanti atti potete diminuire il numero di visualizzazioni per pagina e praticamente verranno poi incrementate il numero delle pagine. Una volta finito questo potete andare sulla riga del singolo atto pubblicato. I dati che vengono visualizzati sono il progressivo, il riferimento, l'oggetto, la validità da data a data e la categoria. Cliccando sul numero progressivo entriamo nella pagina di visualizzazione dell'atto, in cui trovate i dati generali dell'atto, i dati del responsabile del procedimento e i due allegati. Anche in questo caso abbiamo il link per la verifica della pagina del file formato digitalmente. E basta, c'è ancora un'altra parte che possiamo vedere, che è la parte dei widget. Da questa versione in poi, insieme al plugin, è stato creato un widget che si chiama Albopredori Online. Se voi lo mettete sulla barra laterale, allora titolo del widget Albopredori. Siccome lo spazio nel widget è sempre molto ridotto, e siccome noi abbiamo, io ho creato la possibilità di, attraverso delle etichette, di selezionare il tipo di informazioni da visualizzare, e siccome le etichette sono due, non mettete dei testi molto lunghi, perché sennò poi vanno a capo e la visualizzazione viene una ciofeca. Allora lasciamo dati e atti. Bisogna selezionare la pagina in cui è pubblicato l'albo pretorio, per cui selezioniamo qui albo pretorio. Quale tipo di elenco dobbiamo visualizzare? L'ordine dell'elenco, per data di pubblicazione crescente o decrescente. Queste sono le informazioni. Salva. E se tutto è andato bene, nella parte pubblica, il widget, eccolo qua. Non è andata bene perché qua è ancora più. Scusate un attimo, possiamo spostarlo però nella barra 2, perché l'albo pretorio lo spostiamo nella barra 2, probabilmente c'è più spazio. Oh, no, lo stesso. Si potrebbe spostare leggermente sulla sinistra. Io l'avevo provato con diversi temi e praticamente andavamo sulla stessa linea. Si può migliorare eventualmente la visualizzazione di queste due cartellette. Allora, la cartelletta dati visualizza il numero di atti e il numero di atti annullati. In atti da errore, perché da nessun atto codificato, e ci deve essere un problema sulla visualizzazione. Comunque il widget, considerate, ha bisogno di un attimo di rodaggio e di collaudo sulla visualizzazione. Comunque vi faccio vedere un altro sito dove invece
è un po' più complesso, è un Cyril locale in cui io lo utilizzo per sviluppare il plugin con un altro tema, e quello che dovrebbe venire poi alla fine è praticamente questo qui. Allora, il widget viene così, atti e dati, questo qui è l'elenco degli atti pubblicati, quelli là evidenziati in rosa, perché io ho selezionato questo colore che si adattava abbastanza bene con il tema, indicano gli atti annullati, che è un aspetto che ancora non abbiamo visto, che vedremo ora un attimo velocemente. Se noi torniamo nella parte di amministrazione, nell'albo pretorio, atti, allora vedete qui praticamente anche nella parte di amministrazione le righe degli atti che sono stati annullati sono ben evidenziate sia dallo sfondo e sia dall'etichetta annullato. Quali atti si possono annullare? Si possono annullare tutti gli atti che sono pubblicati e che sono ancora in corso di pubblicità legale, per cui non sono ancora scaduti, perché una volta scaduto non si può più annullare, perché l'operazione di annullamento serve nel momento in cui l'amministrazione si accorge di aver commesso un errore nella pubblicazione dell'atto, allora in quel caso praticamente lo annulla e ne fa un altro. Per cui il presupposto fondamentale è che l'atto sia ancora in fase di pubblicazione, di visibilità nella parte pubblica dell'atto. Per annullarlo semplicemente si clicca sopra, viene chiesta la conferma dell'operazione, se gli date ok verrà inserita la data di annullamento e da quel momento in poi l'atto verrà considerato nullo. Rimarrà visibile nella parte pubblica, evidenziato col colore dell'annullamento, però praticamente evidenziato appunto indicando che l'atto è stato annullato.